Salve a tutti, sono Antonio Navarra dell'Università di Bologna e del Centro Mediterraneo dei, sui Cambiamenti Climatici e oggi ho il gradito compito di parlare di clima e statistica. È una cosa non semplice perché questi due diciamo, settori sono fortemente connessi come spero vedremo nel seguito. Ma la prima cosa che voglio fare è... Eh, presentarvi il sistema climatico perché come dire, il clima è una di quelle cose che tutti quanti pensiamo di sapere cos'è e quindi bisogna che partiamo il clima è fatto di atmosfera, di oceano, della terra ed è tenuto tutto assieme dall'acqua vedete l'acqua è eh, quello che eh, regola diciamo, tutto e ha un pessimo abitudine l'acqua cambia fase quindi tutte le volte che cambia fase scambia energia con eh, l'ambiente quindi il clima è il risultato di tutti questi milioni di piccolissimi eh, processi, eh, quando evaporano le goccioline d'acqua, quando condensano, l'energia viene scambiata e quindi il clima è il risultato, se volete, dell'equilibrio di tutti questi eh, numerosissimi, piccolissimi eh, processi. Quindi il punto eh, diventa come quindi applichiamo diciamo, un, un metodo scientifico a un sistema così, perché... La scienza opera per eh, riduzione, quindi l'approccio classico qui sarebbe quello di semplificare. Per esempio, mh, togliamo l'acqua di mezzo, potremmo studiare il problema senza acqua, che è un po' più semplice, però poi abbiamo il problema che il, non è il nostro pianeta. Quindi abbiamo di fronte un sistema irriducibile. Quindi la prima questione che abbiamo di fronte è come facciamo? A applicare se tutto il programma scientifico sostanzialmente riduzionista a un sistema così irriducibile. E eh, questo è il primo problema. Però potremmo prendere un'altra scorciatoia, possiamo dire: Beh, a noi non è che poi ci interessa tutta la Terra, siamo in Italia, mi interessa solo l'Italia, quindi mi studio a morte l'Italia e così sono a posto. Eh, non è proprio così, perché quello che il clima fa in un certo posto, per esempio, queste sono le temperature superficiali del Oceano Equatoriale, che noi chiamiamo SST, si sa sempre, cioè quando variano nel Pacifico fanno variare anche quelle dell'Oceano Indiano, e assieme queste due variazioni, fa, ups, fanno variare la precipitazione in Brasile, il monsone indiano, le precipitazioni del Sahel e anche i grandi pattern di circolazione delle medie latitudini. Quindi, quando qualcosa succede sull'Italia, eh, non è detto che la causa sta sull'Italia, magari va trovata molto lontano. Quindi. Questo sistema di interconnessioni che, eh, che noi chiamiamo teleconnessioni eh, lega tutto il pianeta in una serie di relazioni tra i vari punti e ci rende il problema ulteriormente irriducibile anche da un punto di vista geografico. Quindi di nuovo come facciamo ad avere una considerazione scientifica del clima? Dicevo, la scienza opera per riduzione, quindi man mano che va avanti, semplifica i processi, li distilla fino ad arrivare a una cosa cruciale: i famosi esperimenti cruciali che ci permettono di dirimere tra diverse visioni del mondo. Quella che vedete qui è una foto di un esperimento famoso, l'esperimento di Murchison e Morley. Questo esperimento ha cambiato la nostra visione del mondo. Se sapete cos'è, bene, se non lo sapete, è uguale. Quello che interessa è che questo ha, ha dato luogo a un cambiamento epocale nella nostra appunto relazione e comprensione dell'universo. La cosa interessante in questo momento per me è che tutto l'apparato sta su quel tavolo. Quindi un esperimento cruciale è stato possibile semplicemente in una stanza, su un tavolo. È possibile fare esperimenti cruciali col clima? Eh, direi che è difficile. Mi piacerebbe togliere le Alpi per vedere se il clima della Valle Padana dipende dalla dal, presenza delle Alpi, ma non, non mi danno i soldi, non mi danno i permessi, non me lo fanno fare. Allora, il problema è come facciamo quindi a applicare il metodo scientifico a un sistema dove non possiamo fare esperimenti. E la soluzione è stata quella di riuscire ad avere delle rappresentazioni. Uh, diciamo virtuali del nostro pianeta. Um, il trucco è quello di creare una um, diciamo, sequenza, se volete, di pianeti, o, o meglio, una rappresentazione virtuale attraverso la rappresentazione matematica dei processi del clima. E quindi al prezzo di uh, diciamo, scambiare la complessità matematica di questi oggetti che descrivono la circolazione dell'atmosfera e dell'oceano con un numero enorme di operazioni elementari noi riusciamo a fare questa, questa operazione cioè nella rappresentazione virtuale di, questi, di, di questo pianeta che noi chiamiamo modelli numerici possiamo fare gli esperimenti questi modelli possiamo togliere eh, il, le montagne, le Alpi o, già che ci siamo possiamo togliere tutte le montagne alla Terra e vedere che succede cioè possiamo usarli per fare esperimenti, e questo consente di trasformare la climatologia da una scienza descrittiva a una scienza qualitativa. Giusto per curiosità, queste sono le equazioni del moto del, diciamo, dell'atmosfera. Le faccio vedere sempre nel caso che, se qualcuno di voi trova la soluzione, per favore mi contatti subito perché, insomma, sarei interessato. Ora, questo processo non è stato un processo. Semplice. Io vi ho descritto una storia come dire, lineare, ma in realtà è un processo che è iniziato all'inizio del secolo scorso, eh, quando il, proce la, 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 diciamo, il processo di matematizzazione, cioè il processo attraverso il quale la natura viene proiettata su una eh, formulazione matematica, era quasi completo. E invece cominciava ad, 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 diciamo, ad, ad a, a essere evidente un altro modo di affrontare il problema, che è quello che adesso oggi chiamiamo modeling. Modeling vuol dire che noi costruiamo una gerarchia di modelli numerici, in questo caso il caso dell'atmosfera, quindi la della metodologia del clima è veramente... Eh, caratteristico, in maniera che la complessità successiva di questi modelli ci permette, da un lato, di progredire, perché la eh, caratteristica di ciascun modello viene determinata da un'analisi delle carenze del modello precedente, ma questi modelli costruiscono una gerarchia di complessità crescente. E questo non era ovvio, perché all'inizio del XX secolo la, la meteorologia aveva sostanzialmente tre linee principali di sviluppo. C'era cioè un'attività empirica che sostanzialmente consisteva nell'osservare e registrare eh, le caratteristiche eh, del, del tempo, quindi sono osservazioni, misure, e poi cercare di dedurre qualcosa da questi dati che venivano registrati. Questo era quindi una tradizione empirica che era mh, de, diciamo, de, de, caratterizzata come una scienza descrittiva, che spesso veniva chiamata climatologia e che si basava sulle statistiche di queste osservazioni. Poi c'era un'attività teorica che tendeva alla spiegazione dei fenomeni atmosferici sulla base dei principi generali, più tradizionalmente... Nell'ambito del trattamento diciamo fisico-matematico eh, delle, delle leggi naturali. Qui si partiva dalle leggi diciamo, classiche della fisica, e da quelle leggi si cercava di capire quali fossero i meccanismi di eh, funzionamento del, eh, dell'atmosfera e poi successivamente anche dell'oceano. Da questa linea di pensiero. È nata quella che oggi si chiama meteorologia dinamica, ovvero la disciplina scientifica che studia le forze che determinano il comportamento dell'atmosfera della, dell e dell'oceano. C'era poi un'altra un linea, diciamo, che era un'attività pratica, che era soprattutto interessata alla previsione del tempo meteorologico. Uh, questi previsori. Basavano le loro predizioni su attività sostanzialmente empiriche, cioè sui dati passati, usando pochissima teoria, ma su moltissima esperienza personale, usando relazioni statistiche elementari e un sacco di argomentazioni qualitative. Era quello che a un certo punto ha sviluppato una certa forma che si, chiama, si chiamava tradizione sinottica. E che quindi aveva un obiettivo molto pratico, che era quello di fare le previsioni, le previsioni del tempo. C'erano queste tre linee, e queste tre linee non eh, andavano, diciamo, ognuno per suo conto, però mh, diciamo, corrispondevano a tre approcci, eh, diciamo, conoscitivi, molto diversi. Il, il, il primo si basava sull'osservazione dei dati e poi sulla manipolazione per cercare di estrarre relazioni tra i dati. Il secondo aveva un'attività, una natura più teorica, cercando di determinare quali erano le forme della, delle leggi fondamentali. E la terza era puramente pratica, ma erano abbastanza sconnesse. Uh, un passo avanti, ah, oh, questo è rimasto in inglese, mi dispiace. Un passo avanti viene fatto quando, eh, all'inizio degli anni venti, eh, il matematico Richardson introduce una nuova idea. Introduce il fatto che eh, le equazioni del, dell'atmosfera possono essere risolte usando un metodo numerico. E questo ha un, diciamo, una, un effetto dirompente, perché il, il fatto di usare un metodo numerico per risolvere le equazioni differenziali è in forte contrasto con il metodo sinottico, in cui le previsioni sono eh, basate sulla um, idea che eh, quello che l'atmosfera ha fatto qualche tempo fa è capace che lo rifà di nuovo. Uh, in un certo senso uno usa in questo metodo sinottico la, la storia passata dell'atmosfera come un modello di se stesso. Mm. Uh, Richardson aveva un'idea diversa. Aveva l'idea che invece si potessero usare le informazioni presenti nell'atmosfera per uh, fare questa previsione, in un certo senso indipendentemente dal conoscere in dettaglio tutta la storia passata. È un salto logico molto, molto importante che in realtà fa anche quest'altro quest meteorologo che si chiama Willem Bierkness in cui lui capisce che lo stato iniziale dell'atmosfera contiene tutte le informazioni necessarie per andare avanti, ma non fa il passaggio fondamentale che gli, che, diciamo, gli permette di andare verso il trattamento numerico. Lui non sapeva come risolvere questa equazione e sviluppa un metodo eh, grafico. Eh, le cose cambiano drasticamente all'inizio degli anni, alla fine degli anni '40, quando von, John von Neumann eh, stabilisce il Princeton Meteorological Project a Princeton. Eh, John von Neumann ha un problema: sta eh, sviluppando il primo calcolatore elettronico e vuole trovare un problema abbastanza sfidante che dimostri le capacità. Di questa nuova, nuova macchina, individua nel problema della previsione meteorologica, il, il, il candidato ideale. Tra il 1920 e il 1948 sono stati fatti molti passi avanti. Si capisce molto meglio le proprietà delle equazioni, eh, diciamo, dell'atmosfera. Ma Giuciani, che era un po' l'anima, diciamo, intellettuale del progetto. Sviluppa una direzione intellettuale che è diciamo, fortemente nella direzione di uh, Richardson. L'idea è quella di riuscire a determinare le condizioni iniziali del, dai dati dell'atmosfera e poi usare le leggi diciamo, uh, fisiche. Eh, cristallizzate dentro eh, la trattazione numerica delle equazioni differenziali per fare una previsione. Di nuovo abbiamo qui l'idea che non occorre sapere tutta la storia pregressa eh, dell'atmosfera dell per permettere di fare la previsione. Questo, questo programma ha successo e vengono, viene realizzato il primo eh, modello di previsione numerica a Princeton all'inizio degli anni 50 da allora eh, questa direzione ha avuto un grandissimo sviluppo e i moderni sistemi di previsione numerica del tempo si basano su quell'approccio cioè eh, un trattamento molto attento della preparazione alla condizione iniziale e eh, lo, eh, diciamo eh, la previsione fatta con un metodo numerico che va nel futuro a fare la previsione. Quindi, mh, questa è la base delle previsioni numeriche che si usano oggi. Ma non sempre è stato così. Già quando Charni ha, eh, diciamo, anche il successo del modello di Charni nel, negli anni 50 eh, fece partire un dibattito eh, molto forte proprio tra John von Neumann e Norbert Wiener. Wiener Sosteneva invece che il, il metodo statistico poteva essere usato per tutti i problemi di previsione. Per la metodologia questo significava formulare il problema della previsione in termini di proprietà statistiche delle condizioni meteorologiche passate e non in termini delle dinamiche deterministiche che invece voleva fare von Neumann e eh, l'equazione diciamo di evoluzioni a partire da condizioni iniziali per prevedere dell l'evoluzione dell'atmosfera, era invece l'idea di John von Neumann ma c'era una questione perché non era affatto chiaro che questo fosse il metodo giusto perché già all'epoca era chiaro che esisteva una forte sensitività alle condizioni iniziali e non solo ma esistevano ehm instabilità e fenomeni di amplificazione che non rendevano pro propriamente ovvio se fosse veramente possibile usare le equazioni di evoluzione per fare una previsione in un sistema così complesso come quello dell'atmosfera, quindi questo dibattito che in un certo senso percorre e percorrerà ancora come vedremo tutta la storia della metodologia, cioè se sia meglio usare un metodo deterministico basato sulla soluzione di equazioni differenziali oppure usare tutta la ricchezza, del, usare tutta la storia pregressa dell'evoluzione dell'atmosfera e quindi usare i metodi statistici per ehm, fare la previsione, cosa sia meglio è rimasto, non, diciamo, è uno degli elementi eh, della, 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 della conversazione. Eh, adesso è chiaro, vabbè, andiamo per ordine. Questo problema generò un um, progetto apposta all'MIT eh, per cercare di capire se c'era veramente questa differenza e eh, uno degli artefici di questo uh, progetto era Ed Lorenz, eh, il quale eh, arrivò alla conclusione che il metodo statistico che sostanzialmente in, nel, si basava su regressioni lineari non riusciva a riprodurre l'evoluzione non lineare del sistema atmosferico. E quindi nel 1960 si raggiunse la conclusione che il metodo statistico non fosse utile, non fosse capace, data la complessità della, delle interazioni non lineari dell'atmosfera, non fosse capace di poter effettuare vere eh, previsioni del tempo. Uh, questa questione esplose in modo uh, molto dirompente a un famoso meeting a Tokyo nel 1960, ma in certo senso la statistica che sembrava diciamo messa da parte dal, nel problema della previsione rientrò dalla, dalla finestra quando un altro meteorologo, Arne Eliassen, pose un problema diverso: cioè, pose il problema che in realtà gli stessi modelli numerici che eh, potevano fare le previsioni eh, del tempo, diciamo, in un certo senso senza statistica, però potevano essere importanti per determinare la statistica del, del clima se venivano usati in un modo opportuno, cioè se venivano usati per determinare qual era appunto il clima in equilibrio, come dicevamo all'inizio, con una certa distribuzione di forzanti. Eh, esterni, per esempio solari o, o altro. Eh, non solo, ma in, questo, ma in questo meeting, questa è una citazione di Elias, che vi sto facendo vedere. Eh, parla esplicitamente del fatto che l'umanità cambia continuamente il suo, le proprietà del pianeta e quindi eh, sarebbe interessante capire come eh, questi cambi producono degli effetti sul clima. Quindi già. All'epoca eh, si cominciava a intravedere la potenzialità dei modelli numerici, ma usati stavolta non in modo pre predettivo, ma in modo per studiare la statistica del clima, quindi come strumenti di investigazione e di, come veri e propri laboratori numerici, non più per prevedere, ma per comprendere fenomeni e sostanzialmente per fare investigazione scientifica. La, eh, la questione ebbe poi il suo, diciamo, punto di forza nel famoso eh, lavoro di Ed Lorenz del 63 dove venne eh, chiaramente stabilito il concetto di sensitività alle condizioni iniziali che poi diedero luogo a tutta la grande filone eh, fisico-matematico dei problemi caotici che eh, Lorenz eh, individuò in un sistema molto semplice che era stato ottenuto dalla semplificazione delle equazioni del moto e che a quel punto era chiaro che c'era un intreccio tra eh, proprietà dinamiche e proprietà statistiche dei sistemi dinamici che rendevano tutta la faccenda abbastanza interessante. Um, la situazione rimase sostanzialmente così eh, fino a quando eh, Hasselman nel 1976 propose una nuova visione della possibilità di usare eh, diciamo un, un, un sistema più semplice. La sua idea si basava sul fatto che c'era una differenza di scale di tempo tra le scale lente del clima e le scale veloci del, dell'atmosfera. Quindi nella sua concettualizzazione il sistema climatico poteva essere visto come un sistema lento che veniva forzato da un rumore stocastico e quindi introdusse un nuovo elemento nel modo con cui si guardava diciamo, l'atmosfera e il clima, ovvero la capacità di, di, eh, di vederlo come un sistema stocastico. La vera novità di questo concetto... E che in realtà qui stiamo parlando di un sistema così complicato in cui la parte, diciamo, veloce, era, poteva essere vista come un sistema stocastico, ma non era necessariamente stocastico, diciamo, era un modo eh, sintetico di rappresentare la complessità delle interazioni non lineari del, del sistema. E eh, Asman fece un altro passo avanti nel 1988, tornando sostanzialmente all'idea di eh, cercare di descrivere l'evoluzione del sistema con un operatore lineare, ehm, arrivando però alla conclusione che questo poteva essere fatto se l'operatore lineare viene stimato dai dati in un modo un pochettino più furbo di quello che eh, era, diciamo... Uh, avevano provato negli anni precedenti e questa, diciamo, questa idea è quella di eh, portato a quelli che oggi si chiamano modelli lineari inversi linear inverse model dove la stima il, le, le, diciamo questi modelli cercano di stimare l'evoluzione di un sistema nel tempo Attraverso un operatore lineare, quindi è un'evoluzione un lineare che però è forzata da un rumore stocastico. E il Hasselman eh, dimostrò che l'operatore lineare può essere stimato dalla matrice di covarianza dei dati. quindi al di là dei dettagli matematici, qual è il concetto? Il concetto è che se ho dei dati, una time series, una serie temporale di dati, qualunque complessa, io posso trovare un modo per riuscire a stimare l'evoluzione temporale in un certo modo attraverso un operatore lineare. Quindi eh, la situazione è che abbiamo scoperto la sensibilità alle condizioni iniziali, capiamo che ci sono dei limiti oltre i quali non possiamo andare, oltre quel limite... La previsione deterministica non va e quindi dobbiamo per forza trovare un modo diverso. Questo ha portato allo sviluppo di, pre di tecniche di ensembles, cioè di eh, sostanzialmente cercare di valutare l'incertezza delle eh, previsioni in maniera eh, semistocastica, cercando di fare un sampling della condizione iniziale. Eh, attorno eh, alla quale uno vuole fare quindi non abbiamo più un solo a previsione ma un fascio eh, di, previsioni. di previsioni quindi passiamo da un singolo forecast una singola traiettoria a un fascio di previsioni e quindi questo vuol dire che sostanzialmente noi passiamo da una visione molto locale nello spazio delle fasi a una visione più globale e questo ci fa fare un passo indietro, ma stiamo quasi per concludere la nostra storia, perché questa visione ci porta a un risultato di un matematico eh, americano degli anni 30 che, insieme a von Neumann, di nuovo, eh, scoprì queste due proprietà dei sistemi dinamici e sostanzialmente che esiste un operatore lineare che corrisponde a qualunque sistema non lineare il prezzo che uno paga che questo operatore lineare è a infinite dimensioni. Eh, L'aggiunto, giusto per com, completezza, di quell'operatore lineare fa evolvere nel tempo la distribuzione di probabilità dello spazio, diciamo, del sistema in questione. Ma, diciamo, sarebbe rimasto una, eh, una curiosità, perché non è un gran guadagno se uno si trova a dover eh, diciamo, eh, studiare un operatore, un operatore eh, lineare, anche se ha infinite dimensioni, anche per sistemi dinamici molto semplici, a uno o due dimensioni, ma circa dieci anni fa una serie di risultati di teoremi molto importanti ha fatto vedere che l'operatore di Koopman è sostanzialmente l'operatore che viene trovato nei modelli lineari inversi, solo che al giorno d'oggi possiamo usare tecniche eh, più precise, usando kernel non lineari, che ci permettono di stimare l'operatore lineare in maniera molto più precisa, quindi il risultato rigoroso è che l'evoluzione di un sistema anche non lineare può essere descritto da un operatore lineare in uno spazio molto più grande, ma adesso siamo in grado di avere delle stime di quell'operatore non lineare dai dati molto più precise di prima. E quindi questo sta aprendo tutto un, un nuovo campo in cui di nuovo il valore delle informazioni nei dati, quindi in un certo senso la statistica di quello che il sistema ha fatto nel passato, può essere usato in maniera eh, molto integrata con quella che invece è la dinamica, eh, se vuole, delle evoluzioni del sistema. Cioè questo è, è l'ultimo passo in cui noi connettiamo l'evoluzione dinamica del sistema con la storia passata del sistema stesso, ed è, credo, una cosa molto interessante. Giusto per farvi vedere, questo è l'operatore di Koopman per un problema molto semplice eh, nel Pacifico, che è il, il problema di Enzo, fa vedere come noi riusciamo a ricostruire l'evoluzione e la distribuzione di probabilità eh, di questo indice Enzo usando solo i dati passati, è una stima dell'operatore di Koopman non lineare. Eh, questa è una previsione, Nell'intera distribuzione della temperatura del Pacifico, eh, fatta con un operatore di Kupman, quello che noi stiamo guardando qui è la correlazione tra la previsione e le osservazioni. Eh, più alta è la correlazione, più preciso è il forecast. Come vedete, quello a sinistra è fatto sostanzialmente in modo non lineare, mentre quello a destra è, sarebbe una stima fatta con i vecchi metodi lineari. Quindi se Lorenz fosse qua, eh, direbbe che i metodi statistici a destra non funzionano eh, perché il forecast ha una correlazione molto bassa. Ma come poi vedete, se noi usiamo adesso le tecniche non lineari che abbiamo a disposizione, adesso la eh, faccenda cambia eh, abbastanza. Eh, concludendo, cosa mi viene da dire? Beh, Tutta la storia del XX secolo ha mostrato che alla tradizionale dicotomia tra teoria e osservazioni, eh, si è aggiunto un altro elemento nella eh, diciamo costruzione del metodo scientifico è la modellazione o i modelli. Questo crea una relazione a tre tra la teoria pura e vera, le osservazioni, che io adesso chiamo dati, e i modelli intesi come laboratori numerici, dove noi possiamo fare esperimenti per comprendere. E per cercare di capire quali sono i meccanismi e le leggi fondamentali. Queste tre, diciamo, grandi boxes sono connessi dalla statistica. La statistica ci permette di connettere questi tre eh, contenitori in una maniera tale che abbiamo a disposizione degli strumenti molto più potenti e efficaci per comprendere il mondo naturale. E per creare quelle applicazioni che sono necessarie sia per lo sviluppo della nostra società che per il nostro benessere. Grazie a tutti.